Guardate ragazzi chi è arrivato per l'appuntamento della nostra domenica. Ebbene, come da promessa, vi ho portato il getter Armageddon. Di quale casa? Ebbene ragazzi, Carbotix 5 Pro Studio. Vi devo dire che non ne avevo ancora mai visto uno, ho dato un primo sguardo e sono rimasto sorpreso. Intanto saluto tutti quegli amici di Gettermania proprio on Facebook, visto che sono degli appassionati e dei fans sfegattati proprio dei personaggi Getter, almeno quanto lo sono io. Ecco perché molti di voi oggi, quando racconterò sicuramente un po' della storia, se farò qualche errore, arriveranno magari con i loro commenti se hanno un po' più memoria di me. E questo me lo auguro. Spero che questo gruppo Gettermania continui a crescere, perché ne vale la pena, è un ambiente florido, divertente. Mi ricordo che agli albori di quando iniziai a fare il recensore nacqui proprio con il progetto di creare una pagina che era Shin Getter e più, tanto è vero che quel progetto era iniziato, poi l'ho lasciato da parte perché mi sembrava troppo restrittivo rispetto a tutta quella che era la mia passione e la voglia anche di comunicare e parlare di altri giochi. Quindi mi sono cercato di specializzare in più prodotti possibili, anche per avere un bacino di utenti che guardassero appunto la trasmissione su YouTube, ma soprattutto perché mi sarebbe piaciuto ampliare anche le mie conoscenze, visto che ho un'età che va ben oltre ai soli Getter, quindi dai Titan, insomma da anche le navicelle spaziali o tante altre cose che comunque hanno colorato il mio tempo della mia infanzia. Detto questo ragazzi, vi ricordo sempre di andare on Facebook, se volete seguire anche il canale su appunto Facebook, che è Master Toy Live, e lo trovate sotto in descrizione. E poi c'è anche Master Toy Shop, dove altri collezionisti propongono i loro prodotti e potrete trovare questo mercatino florido di scambio. Quindi sarà un aiuto per il quale magari posso aiutarvi anch'io a farvi conoscere meglio altri collezionisti e quindi creare un ambiente per tutti quanti noi di scambio. Quindi potete usare questo canale che è aperto a tutti quanti, oppure su Master Toy Live, se avete bisogno mi chiedete e contattate direttamente me. Quindi se posso dare una mano lo faccio volentieri, perché la mia passione, che è il collezionismo, ha il fine ultimo di collegare più persone insieme possibile. Detto questo ragazzi, spero che queste recensioni vi stiano aiutando anche laddove dovete scegliere di fare un acquisto, perché magari lo conoscete meglio per mezzo di quello che appunto facciamo delle benedette recensioni, perché anche voi vi rendete conto di alcuni prodotti che ancora non avete e magari li recuperate. Io sto cercando di portare ben oltre quella che è la mia collezione, quindi qualsiasi prodotto che anche i ragazzi mi spediscono, proprio per farli conoscere, proprio per dare più spazio possibile anche alle mie conoscenze, quindi tramite un po' loro, tramite tutto quello che riesco a imparare informandomi, ma chiaramente cresco anch'io, come spero di poter far crescere qualsiasi persona stia seguendo questo canale. Quindi con il massimo delle più buone intenzioni, spero che vi stiate divertendo e che questo Luna Park possa far sentire meglio tutti quegli amici che seguono questa pagina di YouTube. Detto questo ragazzi, cominciamo con la nostra video recensione. Getter One Armageddon arrivano dal film The Last Day, uscì nel 1998. Questo OAV segue quelli che sono gli episodi del manga, ma è proprio una vera e propria serie a sé. Ishikawa è uno dei creatori insieme a Gonagai. La casa di produzione in questo caso è Bandai Anime. Per quanto riguarda questo, è un marchio secondario, appunto, che sta facendo molti prodotti, ha fatto il Mercander ultimamente, ha fatto questo e ha fatto tantissimi altri prodotti, sta sviluppando anche il Voltron, che spero riuscirò a recensire anch'io prossimamente, ed è una casa che sta sviluppando veramente dei prodotti interessanti. E non ne avevo ancora visto uno, prossimamente ne arriverà anche il Mercander. E devo dire che sono rimasto molto sorpreso. Già a mio tempo mi ero anche informato su altri recensori, visto che ci sono altri colleghi in Italia che fanno questo per passione, e ho scoperto delle cose veramente interessanti che adesso farò scoprire anche a voi.
Allora, andiamo a scoprire subito come si presenta la nostra box. Raffigura intanto immediatamente il nostro getter, quindi capiamo in queste immagini in sovrappressione in primo piano già lo sculpt, la perfezione, le colorazioni e di che cosa andremo veramente a parlare quest'oggi. Intanto Getter One, Getter Robot Armageddon, quindi proveniente dal film The Last Day. Questa è l'uscita CX002 Carbotics. Laddove poi andiamo a girarlo, andiamo a scoprire un po' la parte posteriore. Molto semplice, continuano ancora con la fotografia, quindi il lavoro viene fatto tutta in fotografia, quindi è come se seguisse un'unica immagine, sempre CX02, il marchio di garanzia Carbotics, che sarebbe la 5 Pro Studio, come viene proprio elencato anche qui, Getter Armageddon, 5 Pro Studio, e appunto il nome del film in giapponese The Last Day, il film del 1998. Una cosa che colpisce subito di questa box è che nella parte frontale, se andate ad aprirlo, abbiamo due ganci a strappo che lo tengono chiuso, un po' nello stile della King Art, quindi riprende un po' queste scelte stilistiche a livello di action figure, migliorandone però il contenuto, nel senso che hanno una box stile vintage all'interno dove c'è il robot fatta in polistirolo, mentre per le altre due piccole parti ci sono le mani e appunto i cannoni che vengono riposti, diciamo queste minigun vengono riposte e mostrate subito con questa bellissima vetrina ci fa capire già il prodotto che poi andremo a toccare con mano. Quindi questo tipo di scelta secondo me è una tra le migliori, l'adotta anche la Sentinel, se vi ricordate bene gli Shin Getter della Sentinel che abbiamo visto qua nella mia trasmissione avevano questo tipo di apertura dove dentro poi già vedevi l'action figure riposta nel migliore dei modi, però già capivi su che prodotto saresti andato a parare. Ed è un tipo di scelta che a me non dispiace per niente, ho sempre amato tantissimo queste aperture così stile action figure che tu già ti rendi conto di tutto quanto, quindi una box che rimane impreziosita anche per quei ragazzi che magari non hanno tanto spazio, comprano lo stesso il prodotto, lo vogliono far vedere magari a un amico, quindi lo aprono così, dice ah, guarda che bello che è l'altezza, gli fai un attimo rendere conto e poi lo riponi, o magari dopo che l'hai messo in vetrina per un po' di tempo gli dai un giro alle cose e lo rimetti via. Quindi è una scelta stilistica che veramente possiamo dire ha una marcia in più, specialmente perché dove c'è il robot è in polistirolo, quindi non perdiamo quella qualità del contenuto perché abbiamo una scelta stilistica vintage come piace a noi collezionisti di Jokoking. Vedete cari amici quello che vi stavo spiegando, abbiamo appunto una box contenitiva in polistirolo mentre le altre due in plastica normale molto leggera, anche se è leggera tutto sommato fa il suo lavoro, quindi non si rovina facilmente. Ho visto anche delle plastiche molto più soffici in questi anni di recensioni e devo dire che tutto sommato cura e attenzione ce n'è stata nella scelta della box contenitiva. Come vedete abbiamo tre coppie di mani aperte e semiaperte appunto per inserire i Tomahawk e poi ancora più aperte proprio per utilizzare le minigun che sul cartone animato Armageddon The Last Day, se vi ricordate bene, uscivano proprio dalla parte degli avambracci, cosa che potete ricreare in questa
con questo robot della Carbotix, quindi hanno avuto attenzione anche in questo. Ma andiamo avanti. Le due gun, come potete vedere, guardate che belle, sono di una grandezza, ragazzi, fanno almeno 10 centimetri, andate sicuri che sono 10 centimetri e sono belle potenti, veramente come il cartone animato, piene di dettagli, sono bellissime, eh? Ed eccolo il nostro getter che ci sta aspettando di essere aperto e di uscire dalla sua box contenitiva. Avviciniamolo un attimino, eccolo qua, amici cari, guardate che spettacolo di robot abbiamo tra le mani. La lucentezza delle colorazioni, perché è tutta plastica prefusa, fino ad arrivare però al comparto delle gambe. Le righe sono perfette, non c'è una sbavatura neanche a cercarla, ma da qui fino a qua sopra è tutto diecast, quindi abbiamo i piedi in diecast, questa parte superiore invece è plastica e tutto questo è diecast, tranne queste intersezioni dei ball joint che sono volutamente in plastica. Ok, il mutandone, diciamo, questo è il classico robot da definire un mutandone e ha, e anche questo in diecast. Per salire poi perdiamo il diecast perché inizia a diventare tutto materiale plastica, 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 e quindi insomma perdiamo quello che è il peso del robot, che si attesta almeno sui 400 grammi, eh? L'altezza del robot arriva, ragazzi, intorno ai 26 centimetri, quindi un 26 centimetri. Mancava un Armageddon di 26, Sentinel, che ha fatto la versione T-Rex Armageddon, era un prodotto che insomma andava intorno ai 19 centimetri, quindi un'altezza davvero più bassa, quindi molto più piccolino, ma a livello estetico assolutamente bello e prezioso quanto questo, che possiamo dire che ne è una copia migliorata di quel prodotto, perché intanto per i super cannoni che ha, e soprattutto perché questo qui può fare anche dei colori, scusatemi, può accendere anche le luci, ma soprattutto questo qui ha del diecast che quello non ha, soprattutto su questa parte sottostante. Chiaramente stiamo parlando di un altro prodotto e di un altro prezzo, anche perché quando c'è diecast e altezza andiamo su un altro livello. Però questo è quella misura che non sdegna vicino ai future, quindi se magari avete i future Getter Dragon, il Liger e tutto il resto, mettete uno di questo qui, questo con le misure ci sta a pennello, a meraviglia, quindi magari è quella scala che mi manca di un Armageddon, almeno per me era la scala che cercavo per avere un Armageddon, siccome sono collezionista dei Getter difficilmente potevo ancora stare senza un prodotto come questo. Me ne sono innamorato subito, grazie anche ad altri recensori che hanno dimostrato le qualità di questo prodotto, e non ho potuto resistere. Questo perché ne sono un vero e proprio fan dei Getter e quindi amo proprio lo sculpt della testa a guscio, come potete vedere, che è un po' una caratteristica che Go Nagai ha sempre spiegato, che voleva portare questa figura del volto che ricordasse appunto quello che è la schiena di una testuggine, e qua ci è riuscito insomma molto bene. Comunque, ragazzi, averlo tra le mani è spettacolare, guardate anche come mantiene la gravità, tutti quanti i perni e i joint che compongono questo robot, sotto il marchio di garanzia 5 Pro, quindi difficilmente ne esisterà un'imitazione se sotto non ha questa dicitura, 1998 come l'uscita appunto del robot stesso. Ragazzi, andiamo a scoprire un attimo le articolazioni, come funzionano. Partiamo proprio dalla testa, che è veramente la parte che è più mobile di tutte, guardate, può compiere tutta questa evoluzione indietro, veramente un range d'azione che uno non se l'aspetta da un getter, e la testa può compiere un movimento verso destra e sinistra per mezzo del collo, ma ha un range d'azione veramente ampio, guardate, potete inclinarla, abbassarla, mi piace questa scelta.
Vedete anche il tronco, il busto può piegare a sinistra e a destra, quindi è un tronco rigido, però ha anche delle piccole movimentazioni, come lateralmente di mezzo centimetro può muovere questo tronco. Certo, non è quel range d'azione ampissimo. Anche la parte superiore del petto ha un piccolo range d'azione, come vedete, ma parliamo di 2-3 mm. Abbiamo invece una spalla dal movimento ampio, un po' quelli che erano i movimenti della King Art li riproduce, perché i King Art hanno di questa mobilità, e tutto il comparto a scatto per quanto riguarda l'avambraccio, come vedete. Il polso chiaramente ruota di 360 gradi e può anche inclinare, che è una cosa importante, perché poi ai fini dei posing cambia tutto. Sappiate che le Oshima che abbiamo recensito tempo addietro, per esempio, non hanno questi movimenti dei polsi, quindi non è così scontato, ma erano prodotti chiaramente di un'altra epoca, qua siamo andati letteralmente avanti. La spalla può anche compiere un'oscillazione in avanti con un range d'azione non troppo ampio, però comunque, come vedete, questo è quello che può fare e non è certo poco. La gamba ha una mobilità di questo tipo, come vedete non arriva neanche a 90 gradi, e la piega stessa anche non arriva a essere completa di 90 gradi, insomma, quindi è un bel range d'azione, però non ci servirà, perché non è che abbiamo poi una biasetta, un display dove metterlo in qualche posizione di volo particolare da fare. Per quanto riguarda il piede, non abbiamo un doppio perno da piegare anche la punta, ma può soltanto compiere un range ampio verso l'esterno e l'interno. Anche questo ci servirà, perché se andiamo a compiere un'allargata di gambe ampia, chiaramente se non abbiamo una buona base d'appoggio perdiamo tantissimo in stabilità, cosa che questo prodotto non ha problemi di stabilità, perché tutto il comparto più pesante lo ha in questa parte del basso, quindi anche a baricentro spostato in avanti non vi darà assolutamente complicazioni particolari. Ve lo faccio gustare un attimo anche nella parte posteriore. Vi ricordo che questo prodotto ha anche le luci, quindi poi lo vedremo anche acceso, ma una chicca ancora più figa che è il mantello completamente snodato, perché dentro ha dei cavi appunto in ferro, in acciaio, che potete poi scegliere in quale forma, e dare una forma più action possibile, magari stile evento del vostro mantello. Quindi, anche se è un po' piatto nei colori, perché avrei preferito una colorazione un attimino più sporcata, questo getter non così lucido sparato, avete poi in contrasto un mantello completamente rovinato in dust, quindi molto damage, e magari in un abbinamento di un robot così perfetto non è proprio il massimo, quindi la profondità anche nelle scelte del colore avrebbe creato un abbinamento molto più dai risultati molto più gradevoli. E proprio perché, amici miei, proprio del mantello abbiamo parlato, questo del mantello che vi stavo cercando di spiegare, però vedete che ha questo effetto dust verso la fine, tutto tagliato, che risulta un po' bruciato, quindi con questo effetto qui credo che avrebbe reso ancora più bello il nostro getter se fosse stato della stessa colorazione un po' sporcata, e non dico tanto di tutto il getter stesso, l'avrebbe reso ancora più profondo, un po' e più real rispetto all'elemento che può risultare giocattoloso visto in questa maniera. Però chiaro che poi alla mano e dal vivo fa tutto un altro effetto, ragazzi. Guardate quanto guadagna in bellezza con questo mantellone dietro a un prodotto totalmente diverso, che acquisisce proprio più personalità, più aggressività, e chiaro che così si amplifica di molto la sua bellezza. Vedete, perde un po' quell'effetto giocattolo e diventa un robot a tutti gli effetti in live action. Vedete, amici, quanto andiamo
a guadagnare in aggressività quando andiamo a montare i Tomahawk, una cosa che veramente mi fa un po' innervosire del prodotto è la durezza con il quale queste mani in PVC morbide si staccano dal ball joint. Per fortuna c'è un ball joint veramente forte, ma talmente resistente che fate veramente fatica a innestare e disinnestare appunto queste mani. Magari col tempo si ammorbidiranno un po'. Io consiglio, se non volete proprio rischiare, di scaldarle un pochino con il phon. Quello è il consiglio del giorno del vostro amico Davide Perpower, insomma, che ormai qualche robot, ragazzi, fidatevi di me, l'ho visto, quindi se posso aiutarvi lo farò sempre volentieri, quindi con quello che posso in base alla mia esperienza. Ve lo faccio vedere meglio da vicino proprio perché lo andiamo a scoprire bene insieme. Vedete anche belli le scelte cromatiche delle armi, si intravede questo traslucido sul nero che gli dà un effetto proprio metallizzato, quindi mi piace parecchio quando utilizzano scelte cromatiche di questo tipo nelle colorazioni delle armi, perché chiaramente gli dà uno spessore, un dettaglio più real. Guardate i pannelli del robot uniti uno con l'altro con queste panel line marcate in nero, quanto gli dà uno spessore maggiore. Sono belle queste anche se non in panel line nere, ma si capisce subito insomma che ce n'è di dettaglio. Guardate anche nella parte laterale, vedete le panel line sono unite di due pannelli che si possono anche staccare uno con l'altro per vedere appunto il frame del robot, anche se poi non c'è una cibernetica sotto come vediamo nei prodotti Racking Art. Hanno creato questi pannelli che si staccano, ma non c'è poi un motivo reale dietro se non che quello di osservare il robot, e probabilmente se dovete svitarlo o sistemare qualcosa, quelli della Carbodix hanno pensato di staccargli i pannelli e potete appunto intervenire su delle apposite viti, ma non ne vedo l'utilità. Comunque loro l'hanno fatto. Guardate che bello, ragazzi, anche la sua parte laterale e anche chiaramente fino a dietro al mantellone. Vedete che bello? Beh, ragazzi, un bel prodotto, eh? Questi della Carbotix sono stati davvero bravi. È un prodotto che ha anche sceso un po' il suo valore iniziale, costava quasi 350 euro all'inizio, quindi adesso si riesce a comprare anche con qualcosina in meno. Però è veramente un bel prodotto. Chiaramente se andate sul T-Rex della Sentinel col 200 euro ve lo portate a casa, quindi chiaramente ha un rapporto qualità prezzo diverso, ma anche un peso specifico diverso, perché il Sentinel gli arriva qui, insomma, questo gli mangia in testa, ragazzi, a dimensioni, ed è molto più figo da mettere in vetrina se avete prodotti chiaramente di un'altra altezza. E poi dipende da quanto siete amanti dei getter, quindi chiaramente di solito chi ama tanto un prodotto gli piace anche insomma che abbia delle dimensioni generose e che alla mano il robot lo sente veramente, insomma, che non rimane lì il robottino che sembra un giocattolino. Questo si sente che è un bel robot e il suo peso è di tutto rispetto, insomma, è un robot che merita veramente. Ma tra le chicche del nostro Getter 5 Pro non c'è soltanto il comparto luci, ma anche la possibilità di estrarre le gun direttamente da sotto gli avambracci, proprio come avveniva nel cartone animato, per una scena davvero epica all'interno delle vostre vetrine. Chi può scordare il famoso cartone animato del 98, quando lui arrivava, il nostro Ryoma Nagare, quando si raccontava appunto l'antefatto della storia dello Shin Getter, quando ancora si parlava appunto del cartone animato del Getter One, si vedeva arrivare Ryoma Nagare che guidava questo spettacolare Armageddon e estraeva appunto le
machine gun dagli avambracci. No, veramente una scena epica, indimenticabile, che molti di voi credo che faranno questa scelta stilistica nella propria vetrina. Ed eccolo qua, ragazzi, al massimo del suo splendore, con tutte le luci accese e la gun azionata nel suo braccio. Ragazzi, qua veramente ovazioni, partono gli inni di gioia, perché lo vediamo in tutto il suo splendore con questo spettacolo di gun machine. Ne ha ben due, ve lo voglio ricordare, e tutte le luci accese. Guardate nel corparto centrale dei raggi Getter, appunto da dove poteva sparare il suo raggio, e tutte le luci dei raggi Getter completamente in azione. Vedete tutto il viso illuminato, insomma, fatto veramente bene. Se non fosse, ripeto, per quei ball joint, una pecca davvero grave, visto la fatica che farete appunto a togliere le varie mani che compongono questo robot. E cari amici di Master Toy, siamo giunti alla fine. Credo che siate rimasti entusiasti anche voi di un prodotto come questo, che ha segnato un periodo della nostra adolescenza. Il Getter Armageddon, appunto, dallo spettacolare OV dello Shin Getter, dove c'era appunto questo pilotato da Ryoma. Era spettacolare. Guardate quante sono le chicche di questo pezzo. Sono rimasto a bocca aperta quando ho visto il mantello con gli effetti Dust nella parte sottostante, ma soprattutto quell'aggiunta delle asticelle in metallo che possono dargli la forma che più preferite, gli conferiscono un prodotto veramente bello da mettere in vetrina in stile action. Belle tutto quello che sono gli accessori e i Tomahawk soprattutto, ma ragazzi, le chicche non sono finite là con le luci, perché sono proseguite anche con questo. Ecco perché il mio voto è un 8. La nota dolente è veramente queste mani che si staccano con una difficoltà assurda e rischiate di rompere i ball joint. E un prodotto di un valore ampio come questo è proprio un peccato. Bisognava porre più attenzione nella scelta dei ball joint. Detto questo, ragazzi, continuate a seguire il mio canale Master Toy Shop e Master Toy Live anche on Facebook, e mando un saluto a tutti i ragazzi fans come me dei Getter, i ragazzi di Getter Mania. Seguiteli, perché è una pagina veramente ricca di tante cose sui Getter, e per gli appassionati è un parco delle meraviglie. Un abbraccio dal vostro recensore Davide Overpower e buona domenica a tutti.